oppure curarmi. E ho deciso di vivere e di non curarmi. Allora, ogni volta che noi accettiamo un discorso del genere, stiamo commettendo la più grande ingiustizia di Stato che possiamo fare. Io non accetto questo discorso. Ed è per questo motivo che più medici e più infermieri dovranno servire a fare le visite mediche non più dalle 8 alle 14 e durante alcuni giorni alla settimana, ma dalle 8 alle 23 e tutti i giorni negli ospedali pubblici. Ma soprattutto vi dico un'altra cosa, che se non riusciamo a dare la possibilità a tutti di avere in tempi certi e accettabili le visite e gli esami medici all'interno degli ospedali, dovrà in alcuni casi particolari, come in quello di questa signora, farsene carico la Regione Siciliana, perché chi si rivolge ad una struttura privata e dovrà pagare 300 euro quando ne prende 450 di pensione, dovrà stare sereno, quella visita gli spetta di diritto e gliela garantiremo in maniera gratuita. Per un sistema che deve tutelare tutti. La salute è un diritto ed è il dovere di chi governa una regione garantirlo ai cittadini, a tutti i cittadini, a quelli soprattutto che ne hanno più di bisogno. Ora vi dico una cosa, devo lasciare la parola a tutti. Noi abbiamo bisogno di una visione. Noi abbiamo bisogno di una visione perché abbiamo bisogno di credere che questa regione finalmente possa diventare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa che più ci appartiene. E lo sappiamo tutti qual è la visione che abbiamo nel cuore per questa regione. La parola è una sola: turismo. Noi dobbiamo diventare la più grande impresa di turismo del mondo. Bravo. E per farlo abbiamo bisogno di far diventare gli assessorati al turismo, per i culturali degli assessorati veri. In questi anni sono stati utilizzati come posteggio per assessori di serie B, utilizzando, non mettendo a disposizione neanche un euro del bilancio regionale. Abbiamo avuto assessori e beni culturali e al turismo che si sono ridotti a inaugurare sagre di paese, a inaugurare feste patronali. Per carità, io non nulla né con le sagre né con le feste patronali, fanno parte della nostra storia e sono bellissime da frequentare. Ma io non mi immagino per una regione come la nostra, che è talmente ricca di cose da poter offrire a chiunque, di vivere semplicemente di sagre o di feste patronali, e vivere anche di altro. E allora noi vogliamo realizzare un fondo regionale da 50 milioni di euro ogni anno, perché vogliamo investire davvero sul turismo per cominciare a destagionalizzare. Che significa? Che dobbiamo cominciare a vivere il turismo tutto l'anno. E tolti luglio e agosto, dove chiaramente siamo pieni di persone che vengono a visitare la Sicilia, gli altri 10 mesi ovviamente siamo scarsi, siamo poveri di presenze turistiche. Ma non solo, ma siamo scarsi e poveri di presenze turistiche in zone come queste dell'entroterra, dove potremmo invece garantire un turismo invernale che è molto importante, un turismo primaverile e autunnale che diventa interessante, perché abbiamo delle aree che altri nelle coste non hanno. E allora questi 50 milioni vanno cominciati a utilizzare in una maniera specifica, con un'idea che è molto semplice, e ricordatevi che le idee semplici, quelle che comprendono tutti, sono quelle che sono davvero realizzabili. Ogni volta che ci hanno parlato di cose difficilissime da comprendere, vuol dire che ci stavano ingannando, tant'è che per 20 anni ce l'hanno raccontate e poi non le hanno fatte. Allora, noi sceglieremo le nazioni che hanno i flussi turistici più importanti, cioè quelli più numerosi, quelle che ogni anno hanno più cittadini che si muovono nei confronti magari di altre nazioni. E una volta che avremo fatto una classifica, avremo visto che magari la prima, il primo è il Giappone, il secondo gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, perché no, anche in particolare le regioni dell'Italia potrebbero essere. A quel punto cominceremo anno dopo anno a sceglierne una di nazione e ad applicare uno scopo ai cittadini di quella nazione lì. Se nel 2018 sarà ad esempio l'anno della Germania, diremo a tutti i cittadini tedeschi che chi viene in Sicilia in quei 10 mesi avrà diritto ad uno sconto del 30% sui voli aerei, sugli alberghi e sui servizi che servono ai turisti. È la prima volta che un imprenditore del turismo ha detto: è talmente semplice
che è geniale, che funziona e che finalmente cominceremo a lavorare dei corsi. Ma perché io non parlo molto su questa cosa? Perché l'altro giorno nel tuo report di Unicredit, di un istituto bancario, che realizzavo qualche settimana fa, che analizzava i flussi turistici del 2016 e diceva: in Sicilia nel 2016 sono arrivate 15 milioni di presenze turistiche, in Veneto, e siamo solo al nono posto fra le 20 regioni italiane. In Veneto, che è la prima regione, arrivano 63 milioni di turisti in un anno, nel 2016. Loro hanno 350.000 addetti al turismo che accolgono 63 milioni di turisti. Noi a raccogliere 15 milioni di turisti abbiamo 66.000 addetti. Allora non è che se metti in atto una pratica virtuosa e cominciano a far aumentare il numero dei turisti, accanto ti cominciano a aumentare pure il numero dei posti di lavoro nel turismo che puoi mettere a disposizione? La risposta è sì, e ovviamente sì. Allora il mito che probabilmente ci aspetta. Io vi ho raccontato alcune delle idee che noi abbiamo nel programma. Tutto il resto potete andare a scegliere, a leggere nel nostro sito sicilia5stelle.it. Se qualcuno di voi è più anziano, non sa come si naviga, avrete sicuramente un figlio o un nipote, chiedetegli di scaricarlo, di stamparlo, così la sera, comodamente, invece di guardare le TV nazionali che tanto parlano soltanto male di noi, leggete il d'altronde lo sapete, io sono un geometra, per chi parla con un linguaggio normale, con la lingua del popolo. E allora leggetevi un po' di idee, un po' di cose che abbiamo e mandateci anche le vostre intuizioni, prendete un cuore di carta, una penna e scriveteci le vostre idee, magari mancano delle buone idee lì dentro, mandatecele, noi siamo pronti a metterle in pratica, perché il programma l'abbiamo costruito così. Vi dico l'ultima cosa e poi passo la parola a Luigi. Se il 5 novembre dovessimo vincere le elezioni, ci darete questa responsabilità di andare al governo, noi ci vestiremo di una nuova veste, di un nuovo vestito, diventeremo forza di governo e voi diventerete i nostri datori di lavoro e noi ci vorremmo presentare con un biglietto da visita importante. E questo biglietto da visita sarà una legge di due righe da realizzare nei primi 10 giorni della legislatura, nei primi 10 giorni del Parlamento siciliano. E sarà questa la legge. Nella regione siciliana sono politici vitalizi e sono diventati a questo punto la prassi vorrebbe che io in qualche modo lo dovrei fare, da buon candidato alla presidenza, dovrei chiedervi il voto, non lo farò invece. Il voto è importante. Non solo che dovete andare a votare, ma chiaramente se siete qui mi sa che già un'idea di andare a votare la legge. Io vi chiedo invece di adottare chi non vuole andare a votare. E magari ne conoscete qualcuno, o provarlo in questi ultimi giorni di campagna elettorale, fategli leggere i programmi, il nostro, quello degli altri, fategli ascoltare qualche video, in maniera tale che anche lui si formi un'idea, capisca anche chi è il più credibile, e poi il giorno 5 portatelo a votare. Se lui partecipa al voto è meglio anche per voi, perché più persone parteciperanno al voto, più quelli del voto di scambio, del voto di clientela, del voto di apparato dei partiti conteranno sempre meno. E facendo un po' di questa merda, che non ci vedete, non conosci, e tutti quelli che hanno governato in questi anni. Io dovevo dirvi solo questo. Siamo sì stanchi fisicamente, però queste sale piene, il vostro abbraccio e la vostra energia ogni sera a me ricaricano e non poco. E mi sento di nuovo un po' di vita. Buonasera. Devo dirvi due cose prima di tutto. In questi giorni a Roma quella che era la sinistra, il Partito Democratico, e quella che era la destra, Forza Italia, hanno fatto un accordo
per spartirsi il paese e la Sicilia. Oggi si sono votati un decreto sulle intercettazioni telefoniche per salvarsi dai processi. La settimana scorsa si sono votati una legge elettorale credendo di potersi salvare dalla sconfitta elettorale, e in queste ore abbiamo notizie di candidati del centro-sinistra che stanno trasferendo voti al candidato presidente del centro-destra, tutto per provare a dividersi il potere, a resistere a Giancarlo Cancelleri e al Movimento 5 Stelle. Io vi dico una cosa, non ne posso più della loro ipocrisia, per questo ho sfidato Renzi ad un confronto, lui ha accettato e martedì ci sarà questo confronto con questo tema. Quindi chiudiamo questo capitolo della Sicilia domenica con un lieto fine, con Giancarlo Cancelleri presidente, e poi martedì andiamo a chiedere conto a Renzi di quello che hanno combinato in questo paese e in questa regione. Seconda cosa importante che voglio dirvi, da Catania in queste ore non avrei mai pensato, mai immaginato di essere attaccato da Silvio Berlusconi. Berlusconi ha detto da Catania che Luigi Di Maio è diventato vicepresidente con 159 telefonate. Io voglio rispondere al presidente Berlusconi dicendo che noi nel Movimento 5 Stelle per prendere i voti non solo non abbiamo bisogno delle telefonate, ma a differenza sua, di Nello Musumeci e di Forza Italia, non abbiamo neanche bisogno dei voti dei galeotti, dei corrotti e dei mafiosi. Quindi, prima di parlare, rispetti questa comunità del Movimento 5 Stelle, perché noi, i governatori che sono stati coinvolti in processi legati alla mafia, non abbiamo mai avuti e non abbiamo mai messo le nostre liste gente che stava in galera o che faceva e ha coinvolto i processi sulla sanità siciliana o sui trasporti siciliani o sulle discariche siciliane, perché è questo che voglio dirvi. Qui il problema non sono né le condanne né i processi, qui il problema sono i temi che coinvolgono gli impresentabili. Chi è impresentabile oggi è impresentabile perché è coinvolto nei processi che ha distrutto e che hanno distrutto con quei reati la vostra sanità, le vostre strade, hanno tolto i soldi dalle vostre strade e se li sono intascati, hanno fatto business sulla formazione regionale dei vostri giovani, quelli che dovevano essere formati per essere inseriti nel mondo del lavoro e invece adesso stanno fuori da questa regione, fuori da questo paese. Gli impresentabili sono i vostri aguzzini politici e se ci vedete fare una battaglia così forte verso quelle persone è perché se quelle persone riprenderanno il potere in questa regione non solo si sentiranno intoccabili in questa regione, ma quel modo di fare politica fatto di voto di scambio, quel modo di fare politica in cui io prendo i soldi dei poveri del mio comune e li do ai finti poveri in cambio di voti, quel modo di fare politica si sentirà sempre più impunito in tutto il paese. Voi avete in mano una rivoluzione culturale per una semplice ragione: se gli date una lezione qui in Sicilia prenderanno una lezione a livello nazionale. Siamo alla fine di questa campagna. Io prima di tutto vi devo ringraziare perché un po' vi conoscevo come popolo, però quello che mi ha dato il popolo siciliano negli ultimi 3 mesi è un affetto incredibile. Io sono campano, sono cittadino del sud. Nella vostra regione negli ultimi 3 mesi ho fatto 10.000 chilometri con Giancarlo Cancelleri, a volte per fare 30 chilometri serviva pure un'ora o un'ora e mezza, come l'altra sera per arrivare a Troia, qui anche scherzato. Ho avuto modo di conoscere tante realtà, tante parti di questa regione. Ogni tanto mi chiamano, mi dicono ti fai vedere da 3 mesi a casa, ma almeno dimmi com'è la Sicilia. E io le dico sempre, passiamo la vita a fare vacanze in giro per il mondo a vedere bei posti e poi tutti quei posti li trovi su una sola isola, la Sicilia. Interne potrebbero essere Andalusia o tanti altri posti simili che vedi in giro per il mondo, le aree costiere
possono essere le bellezze delle isole, le bellezze delle isole greche, delle isole spagnole, tutto insieme racchiuso su una sola isola. E io più la guardo, più vi conosco, e siete un popolo incredibile, perché io parlo da campano, quindi mi permetto, avete gli indici peggiori d'Italia, gli indici occupazionali, economici, subito dopo i vostri indici vengono quelli della mia regione, quindi mi permetto di dire questo, ma siete un popolo incredibilmente ottimista, che cerca sempre di farcela, di arrivare alla meta. E infatti lo diciamo sempre io e Giancarlo, quando ci sono dei dati positivi sull'export, sui fatturati delle aziende, sia in Italia ma anche in questa regione, se ne vanta la politica che dice avete visto, le cose vanno meglio grazie a noi. Noi diciamo sempre è vero che le imprese sono state eroiche in questo paese in questi ultimi 10 anni di crisi economica, è vero che i disoccupati, le famiglie che hanno figli all'estero sono stati eroici nel resistere a questa crisi, ma è vero anche che sono stati degli eroi proprio perché non solo sono sopravvissuti alla crisi, ma sono sopravvissuti anche alla politica in tutti questi anni. Ed è un risultato nonostante la politica che si è riuscita ad ottenere. Quindi non c'è una politica che si deve vantare di questi risultati, al massimo deve ringraziare un popolo che ha avuto una pazienza immensa su tanti temi. Su tanti temi, ci hanno chiuso gli ospedali, i tribunali, le scuole cadono a pezzi, la situazione delle strade la conosciamo, e nonostante questo proviamo comunque a sopravvivere, però adesso è arrivato il momento di vivere, perché sopravvivere significa arrivare alla fine del mese con la paura che abbia la cassetta della posta e darmi la cartella esattoriale, il conguaglio dell'acqua, il conguaglio dell'elettricità, o che ti arriva quella multa che tu non hai mai preso, devi cominciare un iter infinito con una pubblica amministrazione per fartela togliere perché non è giusto che ce l'hai. Quello è sopravvivere non sapere mai se la renta dell'università di tuo figlio aumenta, se devi comprare nuovi libri, se ti devi curare e non c'hai i soldi, e poi alla fine in un modo o in un altro siamo italiani, cerchiamo sempre di arrivarci alla fine del mese, ma quello è sopravvivere. Vivere significa dare il diritto alla serenità ai nostri cittadini, e per farlo, per avere un po' di serenità, signori, ci dobbiamo liberare di chi ci ha ridotto così, non li possiamo guardare così, non siamo perfetti, siamo gente normale, quindi facciamo i nostri errori come li fate voi nella vostra vita quotidiana. Cerchiamo di farne il meno possibile, quando sbagliamo chiediamo scusa. Però dobbiamo dirci anche un'altra cosa, che chi invece ci ha ridotto così non ha mai sbagliato. Ci hanno fatto credere di aver sbagliato, ma aveva un piano ben preciso. Noi siamo stati il bancomat di centinaia di carriere politiche negli ultimi 20 anni. Voi avete dato anche il 61-0 al centrodestra, e io non mi brinco per quello. Io però ce l'ho con chi quel 61-0, invece di portarlo ai tavoli romani per difendere i vostri agricoltori, i vostri allevatori, i vostri pescatori, i vostri imprenditori, i vostri commercianti, invece di andare lì a quei tavoli a dire i siciliani ci hanno dato un grande potere, adesso dobbiamo cambiare le leggi per difenderli, hanno usato i plebisciti elettorali che avete dato a diversi partiti in questi anni per ottenere una poltrona in più da ministro, una poltrona in più da sottosegretario e continuare a far crescere la propria carriera politica a scapito vostro. Io l'ho visto i politici siciliani. Quando i politici siciliani che ci mandavate lì in maggioranza di governo a Roma alzavano la testa, tutti tremavano. E tremavano perché lo sapevano che dietro avevano una regione fortissima dal punto di vista elettorale e dal punto di vista anche strategico, politico. Però ogni volta che questi alzavano la testa era sempre per un affare loro. Noi vi stiamo dicendo che sia a Palermo e sia a Roma vogliamo andare ad alzare la testa e cominciare a farvi da scudo dalle direttive europee, dai regolamenti europei, dalle leggi che stanno massacrando la nostra impresa, che stanno contribuendo alla situazione. Allora io l'ho vista quest'isola, questa regione, che poi non sembra un'isola, perché a volte ci vogliono 6 ore per fare da un punto ad un altro, a volte voglio andare a trovare degli amici, ma non è semplice, devo vedere dove sto,
è una regione enorme, bellissima, la vedevo dal finestrino e mi chiedevo: ma com'è possibile che sia la regione con il 22% di disoccupazione generale, una Sicilia, una regione così ricca, l'11 è la media nazionale, il 22 è la vostra media di disoccupazione, il 57% di giovani in questa terra non ha lavoro, siete una regione che nel 2015 ha perso 97.000 siciliani, 11.000 sono andati all'estero, gli altri sono andati nelle altre regioni d'Italia, nel 2016 quasi 100.000 siciliani, quindi il numero aumenta ancora di più di persone che se ne vanno, scompaiono in città ogni anno, siete l'ultima regione per raccolta differenziata, il 12%. E allora tu dici: ma com'è possibile? È vero che c'è una classe politica pessima, che ha utilizzato lo statuto speciale, che è un'arma, sono dei superpoteri lo statuto speciale, l'hanno utilizzato contro di voi in questi anni, però adesso, signori, perdonatemi, ma ci dobbiamo togliere anche qualche alibi e qualche scusa, perché i nostri associati politici li conosciamo bene, ma dire sono disoccupato quindi mi vendo il voto non è una buona scusa in questo momento storico, perché peggioreremo solo la situazione. Dire: mio figlio non c'è il lavoro, quindi in famiglia vogliamo un onorevole che c'è lo sistema, non verrà mai sistemato mio figlio in tutti questi anni. Dire io non ho mai avuto niente dalla politica, quindi non vado a votare. Questa è una delle cose che ritorna spesso quando siamo andati con Giancarlo nei mercati, per le strade: no, io non ho mai avuto niente, quindi non vado a votare. Bravo, così continuerai a far governare quelli che non solo non hanno mai dato niente, non è che ti dovessero dare qualcosa di specifico, ma soprattutto non faranno avere niente ai tuoi figli e ai tuoi nipoti. Io capisco che la speranza si sta indebolendo, che l'entusiasmo si sta indebolendo, io lo capisco, ve lo ripeto, vengo da un'area del sud che si chiama Terra dei Fuochi, io sono nella provincia di Napoli, in quello che fu il triangolo della morte, che poi è diventata la Terra dei Fuochi, i miei concittadini pure loro hanno perso la speranza nel cambiamento, però è anche vero che quando non andiamo a votare, poi ti ritrovi ancora peggio di come stai prima, perché quelli là, quei 10-20 che si sono organizzati per raccattare voti con finte promesse e sciocchezze che promettono ogni giorno alle persone senza nessuna credibilità, quelli continueranno a comandare e a scolparci. Allora io ce la sto mettendo tutta in questa campagna elettorale, insieme a Giancarlo, tra un po' arriva Alessandro, arriviamo tutti. Saremo insieme in questi ultimi 2 giorni con Giancarlo, perché tutto il movimento è vicino a Giancarlo Cancelleri e alla sua campagna elettorale. Però io ce la sto mettendo tutta, consapevole del fatto che anche voi nei prossimi giorni ce la metterete tutta e ci darete una mano a portare le persone a votare, perché se le persone vanno a votare forse cominciamo a cambiare questa regione, altrimenti continueranno a governare sempre di più. Discutere con noi. Ci sono 3 temi importanti. Uno è la riforma Fornero, uno è il Jobs Act e uno è la buona scuola. Sono 3 temi che riguardano le pensioni, la scuola e la precarietà. Sono 3 leggi che hanno distrutto la vita degli italiani negli ultimi 5 anni. Se noi vogliamo cominciare con la legge di questo, è facile dire: aboliamo la legge Fornero, aboliamo il Jobs Act e la buona scuola. Ve lo prometto, lo faremo. Queste 3 leggi le aboliremo. Però dobbiamo dire una cosa che tutti dovranno dire, perché nessuno avrà più il coraggio di difendere una legge come la buona scuola che è servita a sparare a Brescia, Bergamo, Como, Milano gli insegnanti della Sicilia. Nessuno ha più il coraggio, neanche Renzi, difendere il Jobs Act dopo che c'è costato 20 miliardi e ha tolto alla mia generazione, ho 31 anni, alla mia generazione la possibilità di sperare nel contratto a tempo indeterminato, ma non dico per averlo, ma almeno potessero dare un orizzonte di vita. Lo hanno abolito il contratto a tempo indeterminato, hanno abolito l'articolo 18 e ci hanno detto che hanno
aumentato i posti di lavoro, hanno aumentato i contratti, quelli che cambiano ogni 2-3 mesi, e hanno anche il coraggio di dire quello che è e sulla legge Fornero e sulle pensioni. Io vi voglio dire una cosa, per me non è un paese civile un paese che costringe un operaio dell'edilizia a 67 anni a stare a 40 gradi a 40 metri di altezza. Quelli sono loro migranti e hanno più riusciti che migranti. Allo stesso modo la legge Fornero non è una questione di quelli che hanno l'età di mio padre, è una questione di quelli che hanno la mia età, perché quando è stata fatta la legge Fornero 1 milione di persone si è impedito di andare in pensione e 1 milione di giovani sono stati espulsi dal mondo del lavoro. Se noi vogliamo ridare lavoro ai giovani è una staffetta generazionale, dobbiamo abolire la legge Fornero che significa anticipare la pensionistica e quindi permettere una cosa molto semplice, facile, una cosa che si deve usare. Pensate un po' che beffa che è in questo paese, aumenta l'aspettativa di vita, aumenta l'età pensionabile, se invece diminuisce l'aspettativa di vita puoi andare in pensione prima, cioè devi sperare di morire prima per andare in pensione. E c'è questa corsa, è una follia a cui noi stiamo assistendo ormai da anni. Dove li prendiamo i soldi? Io vi dico due cose molto semplici, i soldi possiamo prendere da due parti, sicuramente dagli sprechi, e noi su questo, guardate, quando mi chiederanno perché Giancarlo Cancelleri
siamo sicuri, vi chiederanno sempre questo, ma siamo sicuri che Giancarlo Cancelleri abolirà il vitalizio una volta eletto? Siamo sicuri che Giancarlo Cancelleri dimezzerà lo stipendio dei deputati regionali una volta eletto? Siamo sicuri che comincerà a togliere di mezzo i consigli di amministrazione degli enti inutili, quelli che ci costano un botto di ruoli di sottogoverno, come li chiamano, che non servono a nulla? Rispondetevi sempre che Giancarlo Cancelleri, senza spezzare una legge, al suo vitalizio ha già rinunciato, si è già rinunciato. Rinunciato a partecipare alla spartizione della torta dei posti di sotto governo. Uno di Roma volevamo chiedere un posto nel consiglio di amministrazione dell'ENI, uno dell'Enel, due che ce li davano dentro Consip, altri due cassa dei posti dei prestiti. Anche noi l'opposizione faceva così prima, si metteva intorno a un tavolo, a te rispetto a due, a te tre, a te quattro, e facendo così voi in questi anni vi siete ritrovati all'agricoltura l'uomo di Cusparo, alle imprese l'uomo di Lombardo e dall'altra parte l'uomo di Renzi, di Berlusconi, o di Crocetta. E così non avevate mai un assessore all'agricoltura che capisse di agricoltura e mai un assessore alle imprese o alla pesca che capisse di agricoltura. Era la mobilitazione politica. Noi a questa spartizione non abbiamo partecipato. E questo io mi permetto di dirlo, poi decidete voi, ci dà la credibilità per dire che taglieremo le spese inutili e le metteremo sulle serve. Ma detto questo, signori, i soldi non vengono per forza soltanto dal taglio delle spese inutili. Io voglio tagliare 12 miliardi di euro di pensioni d'oro e darle ai pensionati minimi. Vogliamo tagliare 10 miliardi di euro che vengono dai consigli di amministrazione delle società partecipate inutili, non indipendenti, i consigli di amministrazione, e metterli sul lavoro per i giovani che stanno emigrando, per dargli un'opportunità qui. Ma non è solo questo. I soldi non si prendono solo dal taglio degli sprechi, su quello noi siamo specialisti, noi ci dobbiamo giocare un'altra partita. Quando io parlo con i vostri agricoltori, con i vostri pescatori, quando io parlo con i vostri imprenditori siciliani, mi parlano non degli Stati Uniti o del Canada, mi parlano dei loro omologhi in Spagna, in Francia. Quando un agricoltore spagnolo assume un dipendente, gli dà 1.300 euro netti e gli costa 300 euro di spese. Quindi dà 1.300 euro netti e te ne costa almeno altri 1.300 per l'impresa. Che ha fatto la Spagna? Ha fatto salti mortali per abbassare il costo lavoro? Ha fatto una cosa, ha detto all'Unione Europea, a me questo parametro del 3% non mi sta bene, perché tu mi fai stare nel 3% e a me il debito pubblico continua ad aumentare. E qui in Italia facciamo sempre tutti i compiti a casa per l'Unione Europea e il debito pubblico segna sempre un nuovo record ogni settimana. Che ha fatto la Spagna? Ha detto dammi l'opportunità di sforare, prendo un po' di soldi, li metto nell'abbassamento del costo del lavoro, non significa il salario, ma quanto costa chi assume al datore, assumiamo più persone, quelle persone lavorano, spendono e l'economia aumenta. Al di là del PIL, no, io anche provo, al di là di quanto vale l'indicatore PIL oggi, c'è da dire una cosa, la Spagna l'anno scorso ha fatto più 3, noi abbiamo fatto più 1, aggiungendo un giorno in più nell'anno, una cosa che ho visto fare solo in questo paese, e sono arrivati a più 1% di più. La Francia, quelle politiche per la famiglia di cui parlavamo prima, quelle politiche lì, le ha fatte proprio sforando il 3%, dando i soldi a chi si è amata e voleva fare figli, e fino al terzo figlio pagano quelle cose che vi ho detto. E non è un caso che sono il primo, il secondo paese per nascita in Europa. Quindi quello che vi sto dicendo è che i soldi non solo ci sono negli sprechi, ma ci sono anche, cominciando a sforare qualche parametro europeo. Come si fa? Come si difendono i vostri agricoltori, i vostri pescatori, i vostri imprenditori in Europa? Con una cosa molto semplice. Ci andremo, se ci manderete la guerra, a quei tavoli, e porteremo il valore dell'Italia a quei tavoli, che significa una cosa molto semplice. Cari signori dell'Unione Europea, noi italiani siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa, siamo un paese fondatore dell'Unione Europea, ma soprattutto diamo 20 miliardi di euro di nostre tasse ogni anno e ce ne rientrano 12. Adesso o ci cambiate i trattati che ci stanno massacrando l'economia siciliana, oppure una parte di quei 20 miliardi ce li teniamo e li diamo alle imprese siciliane per assumere i giovani, perché esiste la questione. Se deciderete
di mandarci a governo. Io sono molto fiducioso, vi dico con molta franchezza e concludo con la sua parola Alessandro, io sono molto fiducioso perché da 4 giorni gli attacchi che stanno sferrando contro di noi testimoniano il sorpasso di Giancarlo Cancelleri sull'aeroporto. Che questo signore qua, con 62 candidati che di certo non sono portatori di voti rassi del territorio, riesce a tenere testa e a sorpassare un'armata brancaleone di gente che ha svuotato le carceri. Viva la Sicilia, viva il Movimento 5 Stelle, Messi, che ormai sta in Sicilia, e la predicazione che sono messo per questa terra è davvero commovente. Diceva bene, adesso arriveranno ancora più attacchi, l'ultimo vedremo, si vedranno, non lo so, sabato sera alle 11.58, no, venerdì sera alle 11.58, vedrete. Non abbiamo alcun dubbio, cioè questo mese fatta la rovescia diventa un tweet, diventa la notizia per 3-4 giorni. Quando non ha fatto notizia il fatto che sia stato comprovato la sentenza e passato il giudicato la frequentazione da parte di Berlusconi, che parla della realtà qua con Cosa Nostra, da quando nel 74 con un esterno votato l'ex capo di capo all'epoca di Cosa Nostra, che poi fondò la prima commissione proprio con le mafie, poi ne ha passato dai coronesi, questo è Berlusconi. E oggi l'ho detto in diretta televisiva alla 7, devo Cannellino un pochino preoccupato, ma io citavo soltanto delle sentenze della Cassazione, cioè hanno trovato un bambino con un tizio che è in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, cioè questo è, mi parlo di legalità, ma non abbiamo le mani piene di questa gente, cioè, abbiamo posto di denora veramente il centrosinistra ha fatto da malo al centrodestra, da malo. Senza il peggiore centrosinistra d'Europa non ci sarebbe stato il peggiore centrodestra d'Europa. Sono incredibilmente simili. Oggi mi chiedevano, ma come avete Salvini che ha tolto il nome nord della Lega? Questo è un altro modo per prenderci per il culo, dopo aver insultato gli errori per vent'anni con il nord. Ma già ha fatto il PD a controllare la DDL, sono la stessa cosa, credeteci. Fidatevi di noi, sono 5 anni che stiamo lì, li vogliamo far finta di legare il TV e poi prendono con un posettino la moneta quando magari ci blocca una legge per abolire gli italiani. Fidatevi di noi! E i soldi ci sono, i soldi ci sono, sono 5 anni che li finanziamo, abbiamo 4 anni buttati, regali gli amici degli amici, hai portato i voti, perché quello per quello sei il migliore in lista, le elezioni così importanti, soldi nostri delle tasse che vanno a finire a qualche tasse locale, per cui servono i 4 anni, i soldi ci sono, per il reddito di cittadinanza, quante sono quelle tasse scritte? Quante persone che c'è che prendono e se ne vanno di là? Non so quante casse ci sono, ormai libere, persone che vivono a finta su vendersi, non c'è lavoro, un tempo si campava sui carciofi, oggi il produttore dei carciofi diventa un'operazione quasi impossibile. Fate tanto! E allora la fine del reddito di cittadinanza, perché le persone di formarsi qui e anche la esonerazione statale alla piccola agricoltura per sostenerla, perché per 40 anni hanno dato solo pensioni statali per produrre un mobile per la vita, per questo sono andato a produrre in Polonia, in Bulgaria, in Brasile, in Argentina. Non corrotto, un insulto comunista, e non siamo piaciuto di Cosa Nostra, ma ci rendiamo conto che è un mondo alla rovescia e tutto portato avanti da questo sistema mediatico. Occhio, occhio, che delle pagliuzze, sì, ci abbiamo pure noi le pagliuzze, perché è normale, no? Siamo una forza politica bassa e dietro dentro magari qualcuno che prendiamo e sbattiamo subito fuori a carcere il culo, ma una pagliuzza nostra la fanno sembrare una tale e le grandi loro che hanno fatto ogni funzione come il riscambio, come l'antia cercano di fare sembrare delle pagliuzze dell'opinione pubblica. Non hanno mai parlato di elezioni siciliane in questi mesi, mai, le devono tenere molto sotto traccia, nascoste, perché più siciliani tra l'autore più sarà possibile la vittoria del Movimento 5 Stelle, perché
Luigi stava facendo la volena, ma ha iniziato a parlare di Sicilia e a sferrare attacchi, e sarà così fino a venerdì sera alle 11.59. Già mi dico rosso, ma è normale che siano terrorizzati, ma c'è mai stata una forza politica che non si becca finanziamento pubblico, che non ha una sede, che cambia la cittadina e incensurati come facciamo noi, e appena c'è qualcuno che ci prova lo spatto e fuori, che si comporta in maniera così etica e senza una linea, senza una televisione, senza una radio, senza un giornale di partito, che riesce a mettere sotto scacco un intero sistema partitocratico. Perché ce la possiamo fare a prendere le risorse dove sono sprecate mentre le sei a sostenere la famiglia. Guarda, Luigi prima diceva, ma non è per questo che non si fanno i figli. Sì, Luigi, è per questo che non si fanno i figli, è per questo. Perché io non ho parlato anche in televisione, perché io sono diventato padre, non pensavo che un padre con un figlio costasse così tanto, non lo sapevo. Ma è chiaramente un paese che non investe nelle famiglie, che non supporta le famiglie, che non supporta le persone che vogliono fare figlio, che è morto, un paese che diventa sempre più anziano e poi c'è sempre più difficoltà nel pagare le pensioni, poi parla di pensione a 70 anni, il problema non è soltanto il pensionato che non ha più a 70 anni, è il giovane che non riesce a entrare nel mercato del lavoro, è proprio il campo. Ho studiato in Nord Europa, ma ci sono dei sostegni ai giovani, ai genitori incredibili. I bambolini, è vero, un problema, io non li posso permettere oggi, perché guadagno come parlamentare della Repubblica 3.200 al mese netti, più una serie di benefit e di spese, di rimborsi spese che rendi conto. Ciò nonostante ho istituito in 4 anni e mezzo di legislatura 215.000 euro per il suo mese. Il minimo di 2 settimane magari non si può 10 al giorno, sono 3,3 euro al giorno, è un centinaio di euro al mese, ma un ragazzo che guadagna 800 euro, 900 euro al mese, ma ce li ha 100 euro per spendere per iniziare al minimo di mese. E che cosa non si fanno qui, la verità? Populisti, siamo populisti. Vi prego, dateci una mano in questo timore, convincete amici e parenti ad andare a votare, perché chi non vota poi non si può lamentare in questa terra, oggi c'è un'occasione enorme, convincete ad andare a votare in ogni modo, invitateli a prendere un caffè, spiegateli il programma, fategli vedere un intervento di Luigi, di Giancarlo Cancellieri, ce la possiamo fare, ce la giochiamo veramente sul filo di pochi voti, è importantissimo e sarà una soddisfazione enorme, e enorme una volta entrati, tagliare tutti i privilegi che si sono costruiti. Politica corretta, ci hanno tolto il futuro, qua passando la testa ci hanno tolto il futuro, qua salutando gli onorevoli che venivano con i macchinoni, è arrivato l'onorevole, ci hanno tolto il futuro, questi sono i nostri dipendenti, un ultimo sforzo, ci stiamo impegnando tanto, da questa estate, l'avete visto, e non perché vogliamo grazie alla Sicilia dal governo del paese, quella sarà tutta un'altra partita. Noi abbiamo la possibilità di amministrare, tra l'altro una regione a statuto speciale, con un governo del Movimento 5 Stelle per la prima volta, perché i più grandi cambi che ci sono stati in questo paese, le più importanti variazioni, le vere e le madri, onestamente, sono partite dalla Sicilia. Vi rendete conto cosa potrebbe significare un governatore del Movimento 5 Stelle in Sicilia, da solo, senza compromessi, senza liste di straelle, senza portatori di voti, senza dover dire signor zia, Massimo Grande che ti ha portato 10.000 voti. Significa avere libertà, autonomia per portare avanti il programma, che è l'unico leader del Movimento 5 Stelle, il programma. Ce la possiamo fare, non dipende da voi, noi di più non possiamo farlo. Vedo tante persone che fanno l'applauso, per carità, non so, siete tutti convinti, non lo so, arriverà qualcuno a chiedere di voi, magari la farà, è l'unico problema. E quello che no, perché la logica del voto di scambio ci ha portato a questa distruzione, alla disoccupazione di altre Europa, forse qui in Sicilia insieme alla Calabria, ci ha portato a vedere ragazzi che fuggono dal scemo.
diciamo, comprano delle riserve che chiudono, non sono più redditizie di investire e lavorare nell'agricoltura. Questo ci ha portato ai voti di scambio, che è un canto enorme. Ma rifletteteci un attimo, se questi voti sono così violenti, incredibilmente colpevoli a provare a comprarsi il nostro voto prima delle elezioni, ma una volta eletti, ma quando si sentiranno arroganti, cosa faranno una volta eletti se sono stati così superi da provare a comprarsi il nostro voto prima delle elezioni? Pensate! E c'è il voto di scambio, c'è pure a nord, come la mafia, il crimine organizzato c'è pure a nord, sono stati sciolti i comuni per mafia in Emilia Romagna, in Piemonte, e il voto di scambio c'è pure a Roma della città, cambiano soltanto le tariffe, più c'è povertà e meno costa il voto, più c'è povertà e più c'è qualcuno che se non vede con buoni in benzina. Ma questo è il meccanismo che va cancellato, come andando a voto, convincendo coloro che dicono, non lo so se è importante, vai a voto, perché è importante, perché più persone hanno voto, meno voti di scambio voteranno, è proprio un discorso numerico. Per questo è veramente decisivo impegnarsi in queste ultime ore, attaccarsi al telefono, questi sono i nostri mezzi. Non ci abbiamo quattrini, non avremo mai per comprarci il voto, non ci abbiamo giornali di partito, non ci avremo mai, anzi, quando saremo andati li toglieremo ai giornali tutti i nostri. Quello che viene da voi per venire a salvare per qualche giornata. Questo dobbiamo, non ci abbiamo una televisione. Guardate come siamo piazze, siamo rete, siamo cellulari, siamo internet. E sempre piazze, volantinaggio per strada, senza scorte, senza nessuno che ci protegga, perché ci proteggono veramente i cittadini se facciamo il nostro lavoro. Di fronte a guardare con una piazza importante riempita domani sera come fu quella piazza San Giovanni nel 2013, da anche tanto coraggio magari a qualcuno che ha un po' paura di andare al voto perché qualcun altro gli ha chiesto il voto e gli ha chiesto di fotografarlo quel voto, perché questi sono gli atteggiamenti serio mafiosi o scemi che ci sono in Italia e non soltanto in Sicilia. Una piazza piena a Palermo da ancora di voi vedete un grande coraggio oggi, ma c'è qualcun altro che magari non c'è ancora. E l'unico modo per farvi avere coraggio è prenderlo per mano, di richiedere il gruppo, non voi da 5 Stelle, venite con noi, perché qua c'è una possibilità di riscatto, di dignità per quest'isola. C'è è un treno che non passa tante volte, non passa tante volte. Non passa proprio. Grazie.
bene? Poi non è che siano, cioè che dal punto di vista finale siano, non so, generosi da prendere, cioè, nel senso, mio figlio non si fa problemi ad ogni ora, 10-12 ore al giorno. Poi appena lo cambio sistematicamente, sembra quasi scientifico per lui la faccia dopo essere fatto cambiare, lo fa apposta. Lo fa apposta, è vero? Mi piace. Per il movimento. No, speriamo, non so, non ci sarà lui, se non sarà del movimento si può trovare una compagnia. Grazie, ce la possiamo fare, dai 5 stelle, via la Sicilia, via Michele, grazie.